Si torna a scuola seppure a piccoli passi. Oggi, secondo giorno del rientro in classe, anche a Sassari, dopo le festività natalizie e la scelta governativa di evitare la DAD a dispetto dei contagi in crescita da variante Omicron e del parere contrario di alcuni dirigenti che avrebbero voluto un breve rinvio. Si trattava, secondo noi, secondo la maggior parte dei dirigenti, di una misura assolutamente temporanea che avrebbe consentito comunque uniformità, diciamo, di azione e anche la possibilità, diciamo, di gestire questa fase molto delicata della pandemia in una situazione di sicurezza sicuramente maggiore. Parere unanime invece sulla volontà di scongiurare la didattica a distanza prolungata come è successo l'ultimo anno. Ha creato sicuramente dei problemi, sia sotto il profilo psicologico e sociale, ma anche proprio sotto il profilo didattico. Questo è evidente. Intanto adesione del 60% circa allo screening regionale di sabato e domenica scorsa, con l'individuazione nella popolazione scolastica di una percentuale di positività intorno al 2%. Una valutazione da fare, chiaramente chi è andato allo screening erano già studenti e docenti che erano in buone condizioni di salute, quindi il dato, diciamo, di positività così basso è dovuto sicuramente a questo fattore qui. Poi chiaramente chi era già in quarantena ed era già contagiato lo era già durante le vacanze di Natale. Alto anche il coinvolgimento degli studenti all'agitazione proclamata ieri, i cui numeri oggi sono molto ridimensionati anche per l'attivazione degli stessi dirigenti. Io sono riuscita ad arginare, e non poco, lo sciopero degli studenti con una mail inviata alle famiglie, un messaggio mandato alle famiglie, anzi non era neanche una mail, era proprio un messaggio sulla pagina Facebook della scuola, in cui ho proprio invocato il senso della responsabilità. Ho detto: il momento della responsabilità non è il momento del caos. Vuoi diventare perito chimico? Perito meccanico, perito informatico, perito elettrotecnico. Scegli il tuo futuro. Scegli Tianjoy Sassari, la scuola che offre più sbocchi lavorativi.